so che è uso una parola forte, una missione, ma la sto trovando fantastica, perché la vivo veramente come se fosse una cosa mia, e quindi insieme a loro la vorrei vincere, la vorrei vincere, ma è prematuro perché non mi esalto per una vittoria, però alla lunga me lo auguro. Però una cosa sono certo, che non avrò rimpianti quando sarà il 22 di maggio, su quello non sono sicuro. Una missione fantastica. Con queste parole, l'allenatore del Trapani ha parlato della strada che sta affrontando la sua squadra. Una missione, quindi, qualcosa per la quale occorre avere una vocazione, esserci portati tutti, dall'allenatore ai giocatori, che devono incarnare lo spirito di sacrificio unito alla consapevolezza che tutto ancora è possibile. Ma tutto va fatto giorno dopo giorno, continuando a lavorare come finora fatto, senza perdere di vista l'obiettivo, ma preferendo quelli a breve termine, come quello di sabato a Vercelli. È una squadra che gioca in casa, sta facendo come negli anni, sta costruendo le loro salvezze. Ha vinto 5 partite, ne ha pareggiate 5, ne ha perse solo una. È una squadra che in casa è una squadra, fuori casa è un'altra, e sappiamo questa difficoltà e questa forza che ha in casa. Ha tanti giovani interessanti, ha creato un gruppo di ragazzi che stanno crescendo. Però ecco, detto questo, le conosciamo più o meno le loro caratteristiche, anche se può darsi che cambino anche il sistema di gioco, così ho letto, così mi sembra, così ho intuito. Vorrei che noi lavorassimo molto su noi stessi, cercare di migliorare sempre le nostre interpretazioni delle partite, essere anche camaleontici durante la partita, avere più soluzioni, avere spirito, avere voglia anche chi gli subentra di dare una mano a chi gioca dall'inizio. Chi gioca all'inizio avrà più forza perché sa che ci sono dei ragazzi che sono pronti ad entrare. Questo sto cercando di fare attraverso l'organizzazione e chiaramente stiamo lavorando in maniera intensa e non molleremo fino alla fine sicuramente. Capitolo mercato. Più che capitolo, la questione riguarda l'eventuale partenza di Nicola Citro, che sta diventando ormai una soppopera a puntate. Ci eravamo lasciati ieri con una grossa frenata della trattativa Citro a Benevento, perché vi era in essere un ipotetico scambio del Benevento col Cagliari, nello specifico Puskas per l'attaccante Giannetti. Ora tutto sembra cambiato, perché Giannetti potrebbe invece approdare alla Spezia e quindi riprende corpo la pista iniziale, considerato anche che la trattativa con l'Entella, che includeva anche Masucci, inevitabilmente cambia passo. Visto che quest'ultimo è andato al Pisa. Insomma, da questa questione riguardante Citro, se parte o rimane, inevitabilmente dipenderà la scelta del terzo e del quarto attaccante. Intanto è reale l'interessamento per il difensore centrale della Ternana, classe 95, Stefano Cason.